Qualcuno di noi è un po' sognatore, un po' esuberante, un po'... Cioè, pensa che magari le sue fantasie, le sue aspirazioni, i suoi sogni possono essere sempre concretizzati anche da piccole realtà, come, se vogliamo definirla piccola, può essere stato questo presidio. C'è qualcuno sempre che ci riporta un po' con i piedi per terra. Però il problema fondamentale che forse qualcuno esprime in modo intempestivo, perché magari precorre i tempi, uno che parla di guida operaia, di esigenza che la classe operaia guidi un po' un processo di antagonismo sociale nei riguardi della struttura che abbiamo di fronte, no? Della struttura del capitalismo. Ed è altresì vero che alcuni movimenti interclassisti di per sé non vanno disprezzati, non vanno sottovalutati, anzi vanno utilizzati proprio per tutte quelle contraddizioni che movimenti del genere possono portare all'interno stesso della formazione politica che noi abbiamo come avversario principale, no? Perché la formazione politica che noi abbiamo come avversario principale è lo Stato borghese, no? Quindi tutte le cose che possono insinuare contraddizioni all'interno di questa formazione a noi stanno benissimo. Però il problema è che prima o poi bisognerà trovare un coagulo, no? Prima o poi bisognerà trovare un'istanza politica, prima o poi bisognerà riprendere allora o rifare un discorso su qual è il soggetto del cambiamento, perché se questo soggetto del cambiamento si diluisce in una pletora di figure sociali intermedie di cui non si può neanche determinare bene qual è l'obiettivo, poi anche tattico o anche addirittura strategico, alla fine è poco pregnante la cosa, no? Alla fine si rischia di proporre un si salvi chi può, un ognuno per sé, sì, tutti i compagni di strada, però alla fine non si riesce a determinare distanza politica di fondo che ci fa individuare se esiste o non esiste ancora un soggetto del cambiamento. Poi questo è il problema, no? Noi pensiamo che esista ancora un soggetto del cambiamento e il soggetto del cambiamento sia la classe operaia. È logico che oggi questa proposizione va vista in un'ottica magari non più strettamente locale o addirittura nazionale, ma in un'ottica internazionale, e da qui a fare quel passo ci corre un mare, no? Perché è chiaro che bisognerebbe cominciare a prefigurare una futura internazionale operaia, cose da sognatori assoluti, però cose che poi alla fine si pongono sul tappeto se vogliamo veramente agganciarci ad una tradizione storica e se pensiamo che alcune valutazioni teoriche siano ancora valide. Comunque, al di là di queste considerazioni, il problema che abbiamo noi oggi è quello di perlomeno fare nel nostro piccolo questo percorso, continuare questo percorso. Quindi adesso abbiamo alcuni strumenti, uno strumento che si è forgiato nel corso delle lotte di questi ultimi tempi a Mirafiori, che è il presidio, che è questo gruppo di compagni, uno strumento che è quello di questo filmato o di altri filmati o di altri organi che possiamo mettere in campo, vediamo di continuare a portare questa testimonianza lì dove possiamo trovare quei compagni di strada. Quindi vediamo di continuare ad organizzare delle manifestazioni come queste, degli avvenimenti come queste, e vedere di cercare di allargare il nostro discorso, raggiungere più persone possibili e da questo punto di vista allargare anche le contraddizioni che possiamo aprire anche all'interno del percorso di vita e di lavoro di altri soggetti che non siano soggetti operai, no? Però possiamo almeno cercare di farlo, anzi secondo me dobbiamo farlo, perché altrimenti
ci chiudiamo un po', chiusa l'esperienza della Fiat, non si vede una prospettiva chiara, no? Cioè, come i compagni hanno detto, chiusa l'esperienza lavorativa non vedo altre esperienze, allora chiusa l'esperienza lavorativa alla Fiat, l'esperienza che può continuare è un'esperienza politica, è un'esperienza di lotta, è un'esperienza di coinvolgimento, è un'esperienza di dialogo con le altre, soggettività sociali. Comunque adesso la finiamo qui e ci vediamo alla prossima proiezione che speriamo di fare nel quartiere di Mirafiori, se riusciamo. Prima di avventurarci sul io farei un applauso al presidio.